chiedeva interventi a favore del commercio, cioè esenzione del pagamento della sosta al sabato, in particolare il sabato pomeriggio. Il 368 invece si rivolge sì ai commercianti in qualche misura, ma ai cittadini tutti, quando chiede di ridurre le 12 ore al giorno in cui viene richiesto il pagamento dei parcheggi righe blu, dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, viene chiesto venga ridotto dalle 8 alle 19. Questo per dar non il sabato, in questo caso in tutti i giorni feriali. Anche qui per un motivo, intanto perché i negozi la maggioranza chiude alle ore 20, che alle 19.30 e più delle volte alle 20. Quindi ecco che chi dovesse riuscire a rivolgersi alla rete commerciale in orario serale, quindi alle 18, 17.30, 18, avrebbe automaticamente un'ora di parcheggio gratis, diciamo così, rispetto all'attuale. Cioè vado in centro alle 18, posteggio la macchina, pago il parcheggio, ma pago per un'ora e non per due, non fino alle 20 ma fino alle 19. Quindi anche questa è un'agevolazione per fare acquisti in centro. Dall'altra un'agevolazione per quei residenti che tornando a casa e avendo difficoltà di parcheggio nelle loro zone, quindi dovendo servirsi delle righe blu, e tornando a casa, ripeto, la sera, e magari in molti casi sono costretti a pagarsi le due ore di parcheggio, le tre ore di parcheggio che vanno dall'orario in cui tornano a casa fino alla scadenza, alle ore 20, quindi fino alle 8 del mattino dopo, in questo caso pagherebbero un'ora di meno, quindi anche qui sarebbe un'agevolazione per i residenti. Tutte misure delle quali non si sentirebbe alcun bisogno se non fosse che il periodo è certamente un periodo alquanto problematico sia per la crisi sia per la difficoltà che hanno le... Lui parla delle medicine. Consigliere, prego. Sia per le difficoltà che hanno poi le attività. Capito? Perché io gli ho sono anche commerciali e i cittadini stessi a sopportare costi che derivano da costi così di fiscalità generale, a volte anche occulta, cioè i costi ad esempio che devono sopportare per pagare i parcheggi a pagamento. Chiudo qua, la misura, assessore, è una misura diversa da quella che riguardava il sabato, che concentrava il sabato, quella è una misura che aveva anche caratteristiche di promozione della città molto forti, per appunto poterla promuovere come destinazione di shopping al sabato pomeriggio. Questo ha una caratteristica meno potente sotto il profilo mediatico, ma altrettanto io credo efficace. Un'ora al giorno in meno è un provvedimento che io credo possa essere sostenuto in modo abbastanza indolore, ma sarebbe un segnale anche qui di attenzione da parte di questa amministrazione del Consiglio Comunale a categorie in difficoltà, a cittadini in crisi. Grazie. Grazie consigliere Rovis. Ci sono ulteriori primi interventi? Secondi interventi? No. Mettiamo quindi in votazione l'emendamento numero 368. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 20 votanti, 3 sì, 17 no, un non partecipante al voto. Emendamento 369. Non ha votato, quindi i presenti sono 21. Sì, emendamento 369, consigliere Rovis. Prego. Sì, stavo chiedendo, sindaco, perché non si vede. 17, no? Più 3. 17 più 3 più 1 non partecipante al voto. Non stavo mettendo in dubbio, stavo chiedendo di vedere. Siccome sparisce subito. Possiamo mostrare la schermata del. Va bene, stavo chiedendo di vedere. La votazione dell'emendamento numero 368, prego. Mi pare che... No, non voglio vedere più, mi fido. Stavo chiedendo prima, non l'ho visto. Tutto qua. Mi è stato spiegato, basta. Un po' di nervosismo, mi pare. Fattura. Emendamento 369
questo è molto semplice, chiede semplicemente di eliminare qualsiasi previsione di nuovi stalli a pagamento diverse da quelli in cui sono concesse agevolazioni per i residenti. Cioè, stai mettendo degli stalli a pagamento, all'interno di questi sono previste le agevolazioni che conosciamo, quindi l'abbonamento di 30 euro mensili e così via. Beh, quelle sono misure che vanno anche incontro a esigenze dei cittadini che possono, o quantomeno ritenete, possono andare incontro delle esigenze. In altri casi ci sono stalli che diventano a pagamento, ma sui quali i cittadini non hanno alcun tipo di agevolazione né alcun tipo di beneficio, semplicemente un posteggio prima sotto casa da gratis diventa blu. Vero è che da quando è stato scritto questo emendamento a oggi vari emendamenti presentati in quest'Aula hanno tolto moltissime, per fortuna, di quelle nefaste previsioni, ma è altrettanto vero che molte sono invece rimaste, non hanno trovato accoglimento. Quindi questo in modo molto semplice dice: dove ci sono agevolazioni metti parcheggi pure a pagamento, dove non ci sono non aggiungerne degli altri. Grazie consigliere, ci sono ulteriori primi interventi, secondi interventi sul 369. Bene, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 369. Dichiaro chiusa la votazione, 25 votanti, 3 sì, 22 no, 2 non partecipanti al voto. Emendamento numero 370, consigliere Rovis, prego. Allora qui chiedi di togliere la sosta a pagamento via Settefontani, Conti e zone limitrofe. E parte di questo emendamento ha già trovato soddisfazione con emendamenti presentati in precedenza, quindi via Settefontane già non c'è più, però sono rimaste via Conti e zona limitrofa, c'è un pezzo a fianco di Piazza Perugino. Questo emendamento chiede di togliere del tutto, quindi togliere anche quelle previsioni che è ancora rimasta. Grazie consigliere, ulteriori primi interventi, secondi interventi? No, dichiaro quindi aperta la votazione sull'emendamento 370. Dichiaro chiusa la votazione sul 370, 25 votanti, 3 sì, 22 no, un non partecipante al voto. Emendamento numero 371, prego consigliere Rovis. Viene ritirato perché superato. Numero 372. Il 372 chiede una riduzione, va un po' in linea con gli altri, no? Quindi quando si chiede di venire incontro a di aderire a quella che è una situazione molto dura dal punto di vista economico per tutti, commercianti, cittadini, tutti quanti, e quindi anche qui si chiede un po' di attenzione e è stato ridotto di 10 centesimi, anche questa si è già fatta? No, ma di 20 rispetto all'aumento o di 20? No, questo chiede un'altra cosa, no? Questo allora per spiegare. Zona gialla costa un euro, nelle previsioni del piano del traffico 1,20 euro, emendamenti riportano un euro, questo è. Qui chiede di ridurre la tariffa oraria per la zona gialla, la tariffa attuale oraria della zona gialla, quindi da 1 euro a 90, questo chiede, dopo non è che pretende, chiede. Quindi i passaggi sono quelli, ma come per la zona azzurra l'attuale 60, attuale non futura, attuale 60 è stato portato a 50, l'attuale giallo 1 vada a 90. Ripeto, è soltanto per dare un segnale, siamo nelle zone così non centralissime, diciamo nelle zone tra la periferia e il centro, però molto diffuse, e anche qui siamo per dare un segnale di comprensione di una situazione difficile e quindi di una riduzione tariffa. Grazie. Grazie consigliere, ulteriori primi interventi sul 372, secondi interventi, nessuno. Dichiaro quindi aperta la votazione sul 372. Dichiaro chiusa la votazione. 25 votanti, un sì, 24 no, 2 non partecipanti al voto. Siamo all'emendamento numero 373. Prego consigliere.
e ritiro perché superato già fatto. Numero 374, sempre consigliere Rovis. Ecco, anche qua siamo nell'ambito della previsione tariffaria per la sosta. E qui l'emendamento si propone, questo non credo sia stato oggetto di emendamenti precedenti, si propone di eliminare l'aggravio sulla tariffa oraria per la sosta eccedente la seconda ora. È previsto un aumento del 50% in alcuni casi della tariffa oraria dalla terza ora inclusa in poi. Ne capisco anche le ragioni, cioè quello di ridurre di aumentare la rotazione il più possibile, ridurre la permanenza e quindi sfavorire o disincentivare chi lascia la macchina per lungo tempo, ma anche qui siamo in un ambito, in un momento in cui rischia di essere alla fine quello che è costretto per vari motivi, cioè la macchina per 3-4 ore rischia di trovarsi con un conto davvero, davvero salato. Quindi propone di eliminare questa previsione che finora non esiste a Trieste, non è stata mai introdotta. Grazie consigliere, ulteriori primi interventi? Prenotazioni per i secondi interventi? Nessuno, quindi procediamo alla votazione. Dichiaro aperta la votazione sul 374. Dichiaro chiusa la votazione, 27 votanti, 3 sì, 24 no, 2 non partecipanti al voto. Siamo al numero 375 che ha un parere tecnico contrario, prego consigliere. Sì, questo mi spiace molto del parere, non del parere tecnico contrario, il parere credo sia motivato perché dice il codice della strada non ammette questo tipo di... No, di fattispecie, di cose. È una cosa che mi dispiace, non so se ci sono modalità, non credo, per trovare altri tipi di soluzioni, ma è un'esigenza, tant'è vero che i privati dove hanno la possibilità, quindi parlo supermercati, centri commerciali eccetera, là ovviamente la sfruttano e prevedono i loro spazi, chiaro, sono aree private, fanno quello che vogliono. Mi spiace che però il codice delle strade non consenta, perché anche laddove non prevede, ma non consente proprio di fare. E non mi resta altro che dura lex, sed lex, di ritirarlo. Bene, ritirato in 375. 376, sempre lei consigliere estensore, prego. Ma anche questo è un qualcosa di cui abbiamo trattato poco fa, quindi parla del posteggio dei motocicli in via Santa Caterina, dice non solo di mantenerlo ma anche di riorganizzarlo per aumentare al massimo la capienza per ciclomotori e motorini. Oggi un pezzo di quell'area lasciato un po' alla creatività degli utenti, organizzato meglio probabilmente si riesce a far stare un po' di più motocicli di quanto siano oggi. Le previsioni che ha la Giunta, le volontà che la Giunta sono contrarie, ma non fa niente, lo metto lo stesso al voto. Ci sono ulteriori primi interventi, secondi interventi, nessuno, quindi dichiaro aperta la votazione sul 376. Dichiaro chiusa la votazione, 27 presenti, 3 sì, 24 no, 1 non votante, emendamento quindi non accolto, 377 consigliere Rovis, prego. Di questo se l'assessore mi dice che è già contenuto nel piano, questo aspetto lo ritiro, no? Le bici che non possono andare sulle corsie riservate di PL. Assessore. 377. Ok, allora lo ritiro. Allora, 377 viene ritirato, 378. Beh, adesso c'è una serie su Mazzini Corso Italia, ma andrò rapidamente perché mi pare che non ci sia il clima di discussione, di confronto. Allora, sul 378 si chiede sostanzialmente di mantenere via Mazzini come ora, dedicata esclusivamente al TPL e alle categorie autorizzate a usare corsi TPL. Pedonalizzare completamente Corso Italia da Piazza della Borsa a Piazza Goldoni, consentendo gli attraversamenti Teatro Romano Finzi e Benco Santa Caterina per arrivare al parcheggio per ciclomotori e motocicli, che però non ci sarà più.
Questa diciamo è una delle previsioni, una delle possibilità che le bozze di piano di traffico che sono susseguite hanno previsto. Il parere degli uffici è appunto un parere favorevole, evidenzia, e hanno ragione, che ci sarebbe un aggravio di traffico di TPL, perché ci sposterebbero anche le linee che oggi passano in Costa Italia, no? Ritengo, quindi si aggraverebbero anche lì. È una scelta un po' forte, d'altra parte la scelta che fa la Giunta è una scelta forte al contrario, sgrava completamente via Mazzini, riempie il Corso Italia e anche lì con aggravio di linee. Quindi metto i voti. Ulteriori primi interventi sul 378, secondi interventi, nessuno, dichiaro aperta la votazione sul 378. Dichiaro chiusa la votazione, 27 votanti, 3 sì, 24 no, 2 non partecipanti al voto, emendamento respinto, 379. Prego consigliere Rovis. Altra opzione, siamo sempre nel campo delle scelte, con la consapevolezza che qualsiasi scelta favorisce una parte e può favorire un'altra, e anche queste non fanno eccezione. Allora qui si chiede invece la stessa cosa di prima, cioè Mazzini TPL e Corso Italia invece interamente ed è trasformato in zona ad elevata pedonalità. Grazie consigliere, ulteriori primi interventi, secondi interventi, non vedo prenotato nessuno. Mettiamo in votazione l'emendamento 379, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, 27 votanti, 3 sì, 24 no, un non partecipante al voto, emendamento non accolto, 380, prego consiglieri Lorovis per illustrazione. Ecco, ultima ipotesi, sempre sugli assi Mazzini Corso Italia, ultima ipotesi ma alla fine è quella che probabilmente sarebbe tra le più condivise per tutta una serie di operatori commerciali ma anche di cittadini e di fruitori del trasporto pubblico locale. È un'ipotesi prevista appunto, anche questa è una delle bozze del piano di traffico, cioè suddividere il TPL attualmente esistente in via Mazzini e Corso Italia in due assi, uno a salire a senso unico in Corso Italia, uno a scendere a senso unico in via Mazzini. Vantaggio è che entrambe le vie sarebbero servite dal trasporto pubblico locale, quindi con facilità di utilizzo da parte degli utenti, e vantaggio che nessuna delle due sarebbe, come si diceva, gravata da un pesante traffico di TPL, né la via Mazzini né Corso Italia, ma come dire, sarebbero equamente suddivisi i disagi su entrambe le vie, ma anche da un punto di vista commerciale, il fatto di avere delle attività economiche su un'area fortemente ad alta pedonalità, diciamo così, perché sarebbero aree che potrebbero recuperare ampi spazi per pedoni, ma anche servite da fermate e transito di TPL, questo chiaramente favorisce anche chi ha delle attività di pubblico esercizio commerciali proprio sulla in prossimità delle fermate di TPL. Ultimo e chiudo, è una soluzione anche molto più vista con favore dagli operatori della Trieste Trasporti, cioè dagli autisti, perché avrebbero dei percorsi molto più semplici e privi di manovre complicate da seguire, quindi scendendo via Mazzini tutta una strada sostanzialmente dritta fino in fondo e salendo per Corso Italia come si fa ora su via Canal Piccolo, diventata a senso unico, quindi un percorso molto agevole, percorso fluido, percorso commercialmente veloce, percorso anche di minori stress e pericolo per gli autisti, oltre che i vantaggi che ho descritto poc'anzi. Quindi per questo motivo probabilmente sarebbe la soluzione ideale per risolvere quella viabilità in quelle due vie. Lo metto ai voti. Grazie consigliere Rovis, ulteriori primi interventi, secondi interventi, nessuno si prenota, dichiaro aperta la votazione quindi sull'emendamento 380. Dichiaro chiusa la votazione,
27 votanti, 3 sì, 24 no, 1 non partecipante al voto, emendamento respinto. Numero 381, consigliere Rovis, prego. Sì, qui farò una spiegazione un po' unica, perché alcuni di questi li tirerò perché già di fatto presenti. Non è il caso del 381, che chiede invece via 30 ottobre, nel tratto compreso tra via Milano e via Val di Rivo, la pedonalizzazione. Credo che al momento siamo, assessore, mi corregga se sbaglio, al momento siamo nella via ad elevata pedonalità, giusto? Ok, quindi qui si chiede la pedonalizzazione. Altri primi interventi? Secondi interventi? Nessuno si prenota? Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 381. Dichiaro chiusa la votazione. 27 votanti, 3 sì, 24 no, 2 non partecipanti al voto, emendamento respinto, emendamento 382. Prego consigliere. Sempre pedonalizzazione per un tratto più lungo di quello di prima. Altri primi interventi, secondi interventi, non si prenota nessuno, quindi dichiaro aperta la votazione sul 382. Dichiaro chiusa la votazione. 27 votanti, 3 sì, 24 no, 2 non partecipanti al voto, emendamento respinto. Emendamento 383. Consigliere Rovis. Sempre anche qui pedonalizzazione per un tratto ancora più lungo e poi basta perché siamo arrivati in piazza Sant'Antonio. Altri primi interventi sul 383, secondi interventi. Se nessuno si prenota, quindi dichiaro aperta la votazione sul 383. Dichiaro chiusa la votazione. 27 presenti, 3 sì, 24 no, 1 non partecipante al voto. Ultimo emendamento, consigliere Rovis, 384. Ritirato. Allora, ritirato l'emendamento numero 384. Allora, facendo una verifica, dovrebbero rimanere da discutere e votare gli emendamenti numero 2 presentato dal Movimento 5 Stelle, 6 presentato dal Movimento 5 Stelle, poi se non erro il 335 del PDL è stato ritirato e c'è il 242 del PDL. Quindi resterebbero 2, 6, 2, 42 e il 155. Se i presentatori magari se possono al microfono confermare così per regolarità. L'emendamento 2 del Movimento 5 Stelle c'è ancora? Sì, ok, il 6 c'è ancora. Il 335 del PDL era ritirato, il 242 del PDL è ancora mantenuto, oltre l'emendamento 155. 242 ritirato? Allora, a verbale, il 242 è stato ritirato. Passiamo all'emendamento 2, che riguarda via della Muda Vecchia, Largo Granateri, via Malcanton, se seguiamo. Prego, consigliere Rosolem. Visto i contenuti degli emendamenti presentati al 155 che di fatto lo rendono uguale come contenuto e come finalità previste, sia per quanto riguarda la sosta pagamento che per quanto riguarda la trasformazione in zona pedonale all'emendamento 2, chiedevo che le discussioni sull'emendamento 2 e l'emendamento 155 venissero accorpate. C'è un subemendamento, nella fattispecie credo presentato dal PDL, con la richiesta di pedonalizzazione di un tratto della strada compresa all'interno di entrambi gli emendamenti, quindi diventano entrambi emendamenti che chiedono i parcheggi a pagamento e la pedonalizzazione contestuale, quindi facciamo una discussione unica. C'è qualcuno che parla contro la mozione d'ordine? Allora, mi pare di capire che
La consigliera Roselen proponeva con una mozione d'ordine, vista l'assonanza degli argomenti, di discutere assieme l'emendamento 2 e l'emendamento 155. A lucro di tempo il consigliere Patuanelli proponeva di anticipare... Come? Sospendiamo due minuti. Allora, cominciamo con l'emendamento, l'illustrazione dell'emendamento 6 e nel frattempo, visto che è arrivato adesso un subemendamento, l'assessore lo verifica con gli uffici. Sì, cominciamo allora dal 6 e poi finiamo col 2 e col 155. Grazie Presidente, l'illustrazione col tempo, che prego. Sarà lunga e articolata per consentire l'espletamento della fase di approfondimento del subemendamento presentato. Sostanzialmente questo emendamento ricalca, ma forse approfondisce, il ragionamento che abbiamo fatto sia in commissione che oggi ha già presentato il consigliere Rovis rispetto a quel problema che ad avviso di alcuni si va a creare con un senso unico alternato semaforizzato alla base del Corso Italia su via Canal Piccolo. Io in commissione ho paragonato quella previsione ad un progettista che deve fare un nuovo edificio e lo propone con il bagno all'esterno, cioè fare un nuovo piano e predisporre un senso unico alternato, no? Dove c'è accesso e utilizzo del trasporto pubblico locale è probabilmente una forzatura, forse anche voluta, per poi creare una specie di merce di scambio con Trieste Trasporti. Questo è comprensibile, però oggettivamente cerchiamo di porvi rimedio. Il ragionamento che facciamo nell'emendamento è che in risalita, cioè da Rive in direzione Largo di Borgo e poi Piazza Goldoni, le tavole del trasporto pubblico locale, che per inciso, è bene ricordarlo, non sono prescrittive, perché ovviamente il trasporto pubblico locale è di competenza della provincia, che assieme a Trieste Trasporti e il Comune di Trieste sono attori di questo sistema. Dicevo che le linee in risalita sono tre, la 23, la 24 e la 30. Allora, la nostra proposta è quella di eliminare quel tratto di risalita per queste tre linee. La linea 23, che è la linea che va da Stazione Centrale per poi finire in Varsila, è anche un'utenza molto... una frequenza molto dilatata nel tempo, potrebbe serenamente procedere da Stazione Centrale in via Carducci e poi proseguire il percorso Piazza Foraggi e arrivare fino alla Varsila senza passare per Rive, Canal Piccolo, Corso Italia, Goldoni e poi Corso Saba, eccetera eccetera, e quindi risolviamo il problema della 23. La linea 24 proviene dalla zona ovviamente San Giusto, San Michele, e invece di rientrare in via Canal Piccolo potrebbe rientrare in via del Mercato Vecchio, fare via del Teatro e poi mettersi in Corso Italia o in questo caso in direzione via San Spiridione, via Filzi, ed arrivare verso la stazione dove ha il suo capolinea. La linea 30, che proviene dalla zona di San Vito, potrebbe invece di svoltare in via Canal Piccolo attraversare direttamente le rive, quindi Riva 3 Novembre, Corso Cavour e portarsi in stazione, senza fare il giro all'interno del centro da Canal Piccolo, via San Spiridione, via Filzi e poi arrivare in stazione per via Ghega. Per cui sostanzialmente le tre linee, producendo anche un cospicuo risparmio chilometrico che potrebbe essere utile per gestire anche altre linee, possono facilmente essere spostate. In questo caso non avremmo nessun flusso in risalita per via Canal Piccolo. Io probabilmente, se adesso parlo di Balotelli, l'effetto sull'aula è identico, ma diciamo che no, anzi probabilmente c'è più attenzione parlando di Balotelli. E quindi sostanzialmente si propone di spostare i tracciati la 23, la 24 e la 30 nelle linee TPLP, nella tavola TPLP, per eliminare il flusso in risalita su via Canal Piccolo e dedicare quindi Corso Italia in giù.
Ci sono due subemendamenti, perché l'emendamento prevedeva anche di trasformare contemporaneamente via Mazzini da via Roma a Riva 3 Novembre, da ZTL, da alta a elevata valenza pedonale, in area pedonale. Però è evidente che questo è un po' limitativo, perché è comunque una valvola di sfogo, in qualche modo, del TPL, che può essere utilizzata con Trieste Trasporti, per cui il subemendamento del consigliere Menis propone di eliminare questa previsione. E c'è poi un subemendamento del consigliere Faraguna che chiede che negli elaborati RT e TPLP si eliminino i riferimenti alla nuova linea. Io ho finito con la discussione, se nel frattempo è arrivato... Vabbè, ho finito, grazie. Assessore Marchigiani chiede la parola. Allora, la Giunta fa proprio... Ci sono ulteriori primi interventi? O ulteriori? Prego consigliere Bertoli, come primo intervento. No, ma intervengo solo sul subemendamento. Subemendamento firmato Faraguna, non è il primo né il secondo, dove giustamente l'ha appena illustrato il consigliere Patuanelli, continua questo balletto. Allora, linee di trasporto verde e blu, linee nuove, linee vecchie, non lo sappiamo. Continuiamo a dire, il segretario generale dice sì, si può andare avanti anche senza il costi-benefici perché le linee sono ipotesi. E va bene, signor sindaco. Poi interviene il consigliere Ravalico, presidente della commissione sesta, che fa un emendamento e dice chiamiamo le linee nuove. L'emendamento viene accolto dall'assessore. E quindi adesso si chiamano linee nuove. Passano due giorni, qualcuno si è accorta che forse... qualcosa non va, e arriva il subemendamento di Faraguna che dice non chiamiamoli più linee nuove, togliamo i riferimenti dai tabulati. Adesso c'è, era solo per dire insomma che è un po' ridicolo questo balletto in sostanza. Assessore, però lei, cioè, voterò contro sia al subemendamento. Quindi sì. Assessore voleva intervenire? No, che... è solo per chiarezza. Prego. Perché era stato già votato in precedenza nel corso dei lavori che non si procedeva più alla fusione della 9 e della 10, che doveva essere la nuova linea, e quindi a quel punto non ha senso che permanga all'interno degli elaborati un riferimento a una nuova linea che il Consiglio ha deciso di non assumere come indicazione da dare alla provincia, quindi non credo che ci sia nessuna discrepanza. Quindi basta che lo dichiarino. Bene, consigliere Rovis, prego. Vedo che si è prenotato. Come? Allora, sì, not- ok, perfetto. Allora, gli uffici hanno valutato i pareri tecnici di entrambi i subemendamenti, mi dicono, sia quello presentato alle 13.35 da parte del consigliere Faraguna, sia quello presentato alle 18.23 da parte del consigliere Menis. E se gli uffici mi confermano, entrambi hanno parere tecnico favorevole. Quindi nell'ordine mettiamo... Ci sono secondi interventi? No? Quindi nell'ordine mettiamo i voti. Prima il subemendamento Faraguna. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Allora, c'è un voto a favore, il sindaco chiede di rettificare il voto contrario con il voto a favore, anche il consigliere Cettin chiede di rettificare il voto contrario in un voto favorevole, e il consigliere De Carli invece va aggiunto come voto favorevole, per cui se magari mettiamo a posto... Dovrebbero essere quindi 22 sì, se non erro, 3 no e 2 non votanti allora. Sì, ma il consigliere De Carli ha poi cambiato, quindi si diventano 2 non votanti. Ah, non ha votato, ok. Ecco la nuova schermata, o è sempre quella? Sempre quella. Sempre quella, allora potete ridirmi per le verbali esattamente quanti votanti sono?
Perfetto. Quindi il primo subemendamento è stato accolto. Mettiamo adesso ai voti il secondo subemendamento firmato dal consigliere Mennis. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 24 votanti, 22 sì, 1 no, 1 astenuto, 1 non partecipante al voto. E adesso mettiamo in votazione l'emendamento 6 così come subemendato. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 27 votanti, 24 sì, 3 no, 1 non partecipante al voto. Allora restano da votare, da discutere e votare gli emendamenti 2 e 155 che vanno discussi assieme come proposto dalla mozione d'ordine della consigliera Rosolen, a cui nessuno si è opposto, e con tutta una serie di subemendamenti che credo siano stati tutti quanti distribuiti con i pareri. Mozione d'ordine, consigliere Patonelli, prego. Pregiudiziale? Soltanto perché, siccome sono stati messi tanti subemendamenti. Aveva già data la parola al consigliere per quello. Prego, consigliere. Siccome sono stati scritti molti subemendamenti sul 155 e siamo sommersi dalle carte, volevo solo sapere quanti sono i subemendamenti per sapere se li abbiamo tutti. Se riusciamo a verificare... Allora, secondo gli uffici ci sarebbero 11 subemendamenti all'articolo 155, giusto? Magari facciamo ancora una verifica e sentiamo la pregiudiziale del consigliere Rovis nel frattempo. Prego consigliere, a lei la parola. Ma in realtà la pregiudiziale la feci già venerdì scorso, oggi ci dovrebbe essere la risposta alla pregiudiziale, cioè la riassumo, ho chiesto agli uffici, i quali mi hanno detto verifichiamo, rispondiamo, qual è lo stato dell'area Piazza Piccola, Largo Malatieri, cioè lo status intendo, è area di proprietà, è area considerata classificata come strada, è quindi un'area che è soggetta a previsioni del piano generale del traffico urbano, perché a me risulta, e anche perché per questo motivo all'epoca fu intercluso il passaggio e l'accesso, che trattasi di area di proprietà di demanio, insomma di proprietà del comune, e quindi assimilabile a un'area privata e quindi non soggetta a previsioni di PGTU. Poi c'è stato chi ha detto che è vero in parte, cioè che una parte è così, un'altra parte è colà. Dissi anche che se non dovesse essere area privata o area di demanio, allora sarebbe illegittima, non dico illegale, ma illegittima la sbarra, perché non si può chiudere al transito una strada pubblica, non lo può fare nessuno. Quindi era per avere chiarezza su quest'area, perché è inutile andare avanti a discutere di destini, di cose di cui magari non abbiamo neanche la possibilità, sulle quali non abbiamo la possibilità di decidere.